direi molto positiva, cioè noi già incontriamo parecchia gente, parecchi negozianti o architetti in questo showroom. Questa iniziativa in particolare, proprio mirata a un gruppo di architetti americano, ci ha trovati molto entusiasti perché è un mercato che noi ancora non facciamo se non proprio così saltuariamente. Ci è capitato da poco di aprire un paio di showroom in Canada e uno in Messico, ma gli Stati Uniti in particolare ancora non abbiamo fatto niente, quindi è stata molto bene accolta come iniziativa. Siamo molto soddisfatti anche di come è andata. È stato positivo parlare con questi architetti, con questi studi di progettazione, li abbiamo trovati abbastanza interessati, hanno chiesto anche questioni, sì, domande su questioni più tecniche come misure, la qualità dei prodotti. Sì, è stata una bella giornata decisamente di lavoro. Allora, il mercato americano, come dicevo prima, ancora non lo facciamo se non a spot, quindi questo tipo di iniziativa sicuramente ci aiuterà, ci auguriamo ci possa aiutare nello sviluppo di questo mercato. L'intenzione comunque è di approcciarlo, che so, facendo delle fiere magari, ci sono un paio di fiere interessanti in America che potrebbero dare così una spinta alla vendita del nostro prodotto in quel mercato. Allora, in Canada siamo riusciti ad entrare in un paio di showroom aiutati dalla Camera di Commercio del Veneto, quindi è stata proprio un'iniziativa, una missione organizzata da loro, alla quale abbiamo partecipato e devo dire che è andata anche molto bene perché ci hanno organizzato una decina di incontri e un paio di questi negozi che abbiamo visitato, di showroom, hanno praticamente concluso subito con noi degli affari. Quindi questo è stato molto positivo. In Messico abbiamo un distributore abbastanza importante, che lavora molto bene e quindi siamo solo fiduciosi per lo sviluppo del mercato nelle Americhe in genere, insomma. Perché abbiamo capito che il nostro prodotto comunque è un prodotto che piace, rispecchia il Made in Italy. È di una qualità molto alta ed è piaciuto a tutti i clienti, a tutti i negozianti ai quali l'abbiamo fatto vedere. La zona New York, Miami, quelle un po' più moderne, se vogliamo, perché il nostro gusto, anche se molto colorato, comunque è un gusto moderno. Parlando dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, come Twills siamo presenti al Salone del Mobile di Milano, avremo uno stand piuttosto consistente, 350 metri, porteremo varie novità, ci sarà molta zona living, quindi metà dello stand sarà dedicato ai letti, che è il nostro core business tuttora, e l'altra metà alla zona living e divani con dei progetti nuovi. Quindi speriamo con questo di riuscire ad essere più incisivi e appetibili per il mercato internazionale.